Ciao a tutti, bentornati sui nostri canali. Io faccio una diretta al giorno, quantomeno ci provo, ce la sto mettendo tutta nel mio piccolo per rompere questa narrazione vergognosa del mainstream che oggi non esiste più, tra l'altro, neanche più parla il mainstream della carneficina di Gaza e dei crimini commessi da Israele, figuriamoci. Non voglio avere alcun rimpianto, continuo a vedere immagini da film dell'orrore. Mi continuano ad arrivare direttamente immagini da Gaza che sono sconvolgenti. Accendo la televisione e non si parla più di questa questione. Già ripeto, se ne parlava in maniera vergognosa prima. Oggi non esistono più praticamente i morti di Gaza. Le migliaia di bambini assassinati non esistono più. O i giornalisti assassinati non soltanto a Gaza, ma anche nel sud del Libano, non esistono. Magari oggi si parla un po' di questa tregua che non è un cessate il fuoco. Grazie a Dio, meglio di niente una tregua, anche se ho sentito Netanyahu dichiarare finita la tregua con lo scambio di questi prigionieri e il rilascio di alcuni ostaggi, guerra. Ecco, mentre il mainstream italiano, ma probabilmente europeo, già dedica molto meno spazio alla carneficina a Gaza, perché? Perché non è più giustificabile nulla, no? I primi giorni i servi di Tel Aviv e di Washington potevano giustificare questi crimini dicendo: ah, ma tu stai con i terroristi, oppure guarda che cosa hanno fatto quelli di Hamas il 7 ottobre, no? Per qualche giorno funzionava questo giochetto, oggi non funziona più con quasi 15.000 civili morti, con le dichiarazioni dei leader, dei ministri israeliani che parlano chiaro e parlano di deportazione di cittadini palestinesi, di nuova Nakba, di esodo forzato e con migliaia di bambini trucidati in modo e migliaia di bambini mutilati che vivranno tutta la loro vita senza braccia, senza gambe, senza poter giocare come gli altri, senza poter correre o tirare un calcio ad un pallone. Dato che non è più tollerabile, giustificabile questo orrore che sta commettendo Israele, silenziano l'argomento e praticamente non si parla più, come se appunto già ci fosse la tregua e non ci fossero state ancora centinaia e centinaia di civili ammazzati ogni giorno, soprattutto donne e bambini, negli ultimi giorni. Ecco, mentre c'è questo silenzio in Occidente o questo comportamento veramente vomitevole di leader politici, no? La Meloni non parla di cessate il fuoco e non gli interessano evidentemente i bambini di Gaza. Scholz si dichiara, il cancelliere tedesco, si è dichiarato giorni fa contrario al cessate il fuoco, una roba incredibile. Ecco, mentre assistiamo a questo in Occidente, nel mondo succedono alcune cose che secondo me è bene analizzare. Io le informazioni ce le possiamo trovare in rete, su quotidiani e televisioni straniere, seguendo alcuni giornalisti. Io faccio questo mestiere tutto il giorno, leggo giornali di tutto il mondo, raccolgo delle notizie, faccio alcune traduzioni e me le segno per fornirvi appunto degli elementi. Partiamo da una dichiarazione dei BRICS che sono riuniti. I BRICS sono appunto questi, un gruppo di paesi importanti: Brasile, Sudafrica, India, Cina e Russia. E la dichiarazione che hanno fatto al termine di questo primo incontro è: ci opponiamo alla deportazione forzata dei palestinesi. I leader dei BRICS, in una dichiarazione congiunta frutto del vertice online di ieri, hanno dichiarato di opporsi alla deportazione forzata dei palestinesi. Al centro del vertice gli atti di violenza contro i civili palestinesi e israeliani, ovviamente, in particolare i crimini di guerra, ed esprimono preoccupazione per la grave situazione nel territorio palestinese occupato, tutto il territorio occupato, non soltanto Gaza, ma chiaramente la West Bank e la Cisgiordania, dove c'è da settimane la caccia al palestinese, la licenza di uccidere che l'esercito israeliano concede ai coloni illegali israeliani nei territori occupati. Perché dicono ci opponiamo alla deportazione forzata dei palestinesi? Perché una parte, non so quanto maggioritaria, del governo israeliano ha come obiettivo la deportazione, cioè la cacciata di tutti i palestinesi da Gaza e l'occupazione, diciamo, l'annessione della striscia di Gaza a Israele, nel tentativo di creare una grande Israele. Questo anche perché, lo dico ormai da giorni, per me l'attentato, per me l'operazione militare israeliana è stata realizzata con la scusa del terrorismo e della lotta contro Hamas. È una scusa, come fu una scusa la lotta al terrorismo per le guerre in Afghanistan, in Iraq e anche in Libia.
E perché vi dico questo? Perché ce lo dicono gli stessi politici israeliani. Questa è una dichiarazione, già ve l'ho fatta vedere, pubblicata da Haaretz alcuni giorni fa, un importante giornale israeliano, del ministro dell'agricoltura Avi Dichter. We're rolling out Nakba 2023, stiamo realizzando la Nakba del 2023, la grande catastrofe del 2023. Ovvero l'esodo dei palestinesi, la cacciata dei palestinesi, la stiamo lanciando, we're rolling out, cioè come dire, favoriscono questo. Per questo bombardano gli ospedali e le ambulanze, per questo hanno chiesto l'evacuazione prima del nord della striscia e adesso già iniziano a chiedere l'evacuazione dei vari villaggi nel centro e nel sud della striscia di Gaza, che è una striscia lunga poche decine di chilometri, lo ricordo sempre. Vi leggo diverse dichiarazioni dei leader appunto dei BRICS, perché è stupefacente appunto che mentre in Germania il cancelliere addirittura si dichiara contrario a un cessate il fuoco, il presidente del Sudafrica, un paese che ha lottato contro l'apartheid e tra l'altro Mandela era un sostenitore della causa palestinese, il presidente Ramaphosa dice: la punizione collettiva dei civili palestinesi attraverso l'uso illegale della forza da parte di Israele è un crimine di guerra. La deliberata negazione di medicine, carburante, cibo e acqua ai residenti di Gaza equivale a un genocidio. Questo lo dice il presidente del Sudafrica. Xi Jinping, leader della Cina, parla della causa principale del conflitto tra Israele e Hamas, individuandola nel diritto all'esistenza della Palestina e quello al ritorno del popolo palestinese che sono stati a lungo ignorati. Come dire, la causa principale di questo scontro, di questa guerra, degli attacchi terroristici e della guerra che c'è stata successivamente, dei crimini contro l'umanità che sta commettendo Israele, che sta praticando terrorismo di Stato, è la mancanza del diritto all'esistenza della Palestina e addirittura anche la negazione del diritto al ritorno. Verissimo, è verissimo, e lo deve dire il presidente della Cina, non lo dice nessun politico europeo, diciamo, o leader o premier europeo. Anzi, Borrell, intervistato un paio di giorni fa da Al Jazeera, ha risposto: sono sicuro che sono crimini di guerra quelli commessi da Hamas, verissimo tra l'altro, e a domanda: ma lei reputa che quello che sta facendo Israele su Gaza sono crimini di guerra? Ha risposto: ah, non sono un avvocato, dovrà deciderlo la Corte Penale Internazionale. Cioè, veramente il giornalista gli ha mostrato chiaramente qual è il doppio standard. Lo trovate questo video in rete, il doppio standard europeo. Il Brasile, ricordate Lula, altro paese che fa parte dei BRICS, settimane fa fece una dichiarazione importante. Tra l'altro Lula è un uomo, come dire, un politico di sinistra, apprezzato dai partiti di sinistra europei. Ricordo quando Letta provò, all'epoca segretario del Partito Democratico, a salire sul carro del vincitore quando Lula sconfisse Bolsonaro, dicendo: Lula grande, ha vinto la democrazia, ha vinto la lotta contro i cambiamenti climatici, hanno vinto i diritti sociali, quando appunto Lula sconfisse Bolsonaro. Poi, alcune settimane dopo, mesi dopo, Lula diede diverse responsabilità a Zelensky e agli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la guerra in Ucraina, e alcuni giorni fa, rispetto a quello che sta accadendo tuttora a Gaza, ha detto: non si tratta di discutere su chi ha ragione o chi ha torto, giusto tra l'altro. Il problema è che non è una guerra, è un genocidio che ha ucciso 2.000 bambini, 2.000, ora sono più di 5.000, che non c'entrano nulla con questa guerra, ma ne sono le vittime. Ah, e Putin ieri ha dichiarato: è in atto una catastrofe umanitaria. Più moderato Putin rispetto a questi altri leader, anche perché? Perché vi è un legame quasi sentimentale, storico tra Israele e la Russia, anche perché molti cittadini di Israele, ebrei, provengono anche da territori o russi o comunque da quelli, dai paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica. È una catastrofe umanitaria, le pause umanitarie sono necessarie per la liberazione degli ostaggi e l'evacuazione dei civili, ha aggiunto Putin, ma la comunità internazionale dovrebbe coordinare gli sforzi al fine di arrivare a un duraturo cessate il fuoco e una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese. Cioè, Putin parla di cessate il fuoco e Scholz no, e i politici italiani no, di cessate il fuoco duraturo e di una soluzione politica. Putin. I cinesi e l'Europa, la culla dei diritti sociali nata dopo la Seconda Guerra Mondiale per
veicolare i valori della pace e della risoluzione non violenta dei conflitti, dopo aver alimentato tra l'altro la guerra in Ucraina, tace di fronte a questo massacro che ha provocato un numero di vittime tra i bambini oltre 10 volte quelle appunto le vittime, i bambini uccisi durante la guerra in Ucraina, oltre 10 volte. E zitti! E Scholz dice: sono contrario al cessate il fuoco. Cioè, non hanno più alcuna credibilità, non potranno mai parlare più di nulla, di corte penale internazionale, di crimini di guerra, di democrazia e diritti umani. Cosa parlo? Di cosa parlo? Di nulla. Non potranno più parlare di nulla. Tra l'altro, mi sono ripreso un articolo di CNBC, diciamo, gruppo editoriale importante britannico, se non sbaglio, eccolo qua, la Russia sta diventando poco a poco sempre più ostile nei confronti di Israele, sta prendendo posizione in Medio Oriente. Questo perché giorni fa, sempre Putin, intervenendo, parlando alla televisione pubblica, se non erro, ha detto: non c'è alcuna giustificazione per i terribili eventi che si stanno verificando a Gaza. Dunque, non c'è giustificazione. Il contrario della linea dei politici europei, no? È Israele ha diritto di difendersi, questa era la linea, e tuttora ogni tanto la sostengono. Putin, questa dichiarazione ha fatto 3 settimane fa: non c'è alcuna giustificazione per i terribili eventi che si stanno verificando a Gaza, dove centinaia di migliaia di persone innocenti vengono uccise indiscriminatamente o non hanno un posto dove fuggire o nascondersi dai bombardamenti. Quando si vedono i bambini sporchi di sangue, i bambini morti, la sofferenza delle donne e degli anziani, quando si vedono i medici uccisi, ovviamente si stringono i pugni mentre le lacrime salgono agli occhi. Rai News ha pubblicato adesso, vediamo se la trovo qua, eccola qua, Rai News, lo trovate, Israele e Hamas, con i due giornalisti libanesi uccisi, oggi sale a 53 il bilancio dei reporter caduti. Scrivono Israele e Hamas, io credo che siano stati tutti e 53 uccisi dalle bombe israeliane o dai cecchini israeliani o dai soldati israeliani, credo tutti e 53, posso sbagliarmi, se mi sbaglio chiedo scusa, mettono Israele e Hamas, però quantomeno il 90%. Praticamente tutti sono stati uccisi appunto dagli israeliani. Un raid israeliano nel sud del Libano aumenta il tragico bilancio dei giornalisti uccisi nella nuova guerra, che poi per me non è una guerra, appunto è un massacro. Non ci sono due eserciti che si scontrano, è sbagliato anche chiamarla guerra, però Rai News, che comunque pubblica delle notizie rispetto ai telegiornali della Rai che non dicono niente, fa il titolo Israele e Hamas con i due giornalisti libanesi uccisi sono 53 i morti e poi parla appunto di guerra, che per me non è una guerra, 3 volte di più. Giornalisti uccisi in poco meno di 50 giorni, 3 volte di più, secondo i dati del comitato di protezione dei giornalisti, rispetto al conflitto in Ucraina, che sta per arrivare a 2 anni, eh? Cioè 3 volte di più i giornalisti assassinati, praticamente tutti da Israele, in un mese e mezzo di carneficina o di crimini contro l'umanità commessi prima da Hamas e poi da Israele. E un numero 3 volte appunto, più alto del numero di giornalisti uccisi durante tutti i quasi 2 anni di guerra in Ucraina. Armi, attenzione mediatica. Pensate se i russi ieri avessero assassinato con un missile 2 giornalisti, non lo so, polacchi in Polonia o moldavi o rumeni in Romania. Pensate, se ne sarebbe parlato o no? Invece no, questi sono 2 giornalisti libanesi, tra l'altro, lavoravano per una televisione vicino a Hezbollah, dunque va bene tutto. Ah, televisione Hezbollah, quindi va bene, massacriamolo. Pensate a che cosa si è arrivato, cosa arriva a pensare, a come si comporta il democratico occidente. Ma sì, ma non diamo neanche la notizia. Sta, ripeto, accadendo tutto questo e perché io insisto sempre anche nel fornirvi delle prove del piano di una parte consistente, non so se totale, ma senz'altro consistente, il governo israeliano, ovvero di cacciare i palestinesi, perché ne parlano loro, e perché servizio di Mark Innero su Rai News. Mark Innero era il corrispondente, l'ottimo corrispondente della Rai da Mosca, che è stato di fatto allontanato perché ha osato raccontare le cose come stavano all'epoca. Vi ricorderete i servizi, parlò dell'allargamento della NATO, ci presentava una Russia e una città, Mosca o altre città, in un modo del tutto diverso da come erano presentate appunto dai giornali di destra e di sinistra, la narrazione bellicista occidentale che ogni giorno pubblicava notizie sull'imminente
catastrofe economica e militare della Russia. Vi ricordate? Con questi nuovi pacchetti di armi la guerra è praticamente finita. Ecco i missili HIMARS, ecco i razzi Javelin, eccetera. Così cambierà la guerra. I russi combattono con le pale. Mancano le patatine fritte a Mosca. Io ero in Russia e leggevo su Repubblica: mancano le patatine fritte a Mosca, mentre magari andavo in questi nuovi McDonald's o fast food che hanno preso il posto di McDonald's, Vkusnaya Tochka si chiama, a mangiare le patatine fritte. Ecco, questa narrazione piena di fake news, di balle, di bugie, di menzogne da parte della stampa occidentale. Mark Inaro raccontava invece una realtà: occhio che qui a Mosca sì ci sono conseguenze delle sanzioni, ma le persone vivono normalmente. Ah, apri di cielo, è stato di fatto, in un certo senso, allontanato. Oggi lavora al Cairo, è un grande corrispondente, un grande giornalista, e ha fatto un servizio interessante. Non so se mi sono segnato qui delle parti. Ecco qua, un servizio molto interessante rispetto all'Egitto sotto pressione. Sapete che la parte meridionale della striscia di Gaza confina con l'Egitto, un Egitto sotto pressione occidentale. Da una parte, giorni fa, pensate, no? L'Unione Europea, Ursula von der Leyen, ha proposto un sostegno economico di 9 miliardi di euro, un sostegno importante all'Egitto, che ha un debito pubblico consistente, credo che a breve sforerà i 150 miliardi di dollari, senza poi dire cosa hanno chiesto in cambio. Comunque un sostegno economico all'Egitto. E la stessa cosa ha fatto il Fondo Monetario Internazionale, che ha il progetto di finanziare con un prestito l'Egitto di 3 miliardi di dollari, e già si è reso disponibile a aumentare la cifra. C'è chi sostiene appunto che l'Egitto stia subendo delle pressioni per accogliere i rifugiati palestinesi da Gaza, o quantomeno una parte, dare il là di fatto all'inizio di un nuovo esodo. Tutti i paesi arabi intorno appunto alla Palestina, che hanno accolto nel corso degli anni i rifugiati palestinesi, Giordania, Siria, Libano, tuttora vedono l'esistenza di campi profughi palestinesi. I palestinesi questo lo sanno pure le autorità egiziane, tant'è che ieri il premier egiziano Mostafa Madbouly, davanti al Parlamento, ha dichiarato: l'evacuazione forzata della popolazione palestinese di Gaza è una minaccia inequivocabile alla sicurezza dell'Egitto. Lo ricordava appunto Mark Inner in questo servizio. Io vi ricordo anche altre cose. Mark Inner ricordava comportamenti di parlamentari che si sono spinti oltre, che non soltanto hanno definito l'ipotesi dell'evacuazione forzata, della cacciata dei palestinesi, che è obiettivo israeliano, come una minaccia per l'Egitto, ma chiedevano la sospensione dello storico accordo, credo che venne firmato nel 79, credo, accordo di pace, o 78 comunque, che il primo paese arabo che riconobbe lo Stato di Israele fu l'Egitto, e quell'accordo di pace mise fine a decenni e decenni, decenni di guerra tra Egitto e Israele. Ecco, alcuni parlamentari egiziani hanno proposto la sospensione di quell'accordo e anche l'espulsione dell'ambasciatore israeliano dall'Egitto. Tra l'altro, stessa richiesta approvata dal Parlamento del Sudafrica, che ha chiesto, hanno votato e hanno approvato una mozione, poi deciderà il premier sudafricano, ma i parlamentari sudafricani hanno approvato una mozione per la espulsione dell'ambasciatore appunto israeliano penso da Pretoria. Cioè, sta avvenendo questo nel mondo, sono cose che secondo me andrebbero raccontate, che perché mostrano altri punti di vista, no? Fanno capire che persone che umilmente, come me o come degli altri, sostengono delle opinioni e vengono trattati nelle televisioni, nei dibattiti, nei talk show, sui giornali italiani, filoterroristi o amici dei mullah, o banalmente eretici, hanno posizioni spesso più moderate di molti paesi importanti esteri, Brasile, Sudafrica. Diciamo delle cose che dicono importantissimi leader mondiali, non i leader europei, che appunto hanno scelto la vigliaccheria, il silenzio, la pavidità, e di fatto hanno scelto di andare contro il diritto internazionale. Spero che queste notizie siano state interessanti. Ripeto sempre, cerchiamo di fare dei collegamenti, e soprattutto oggi continuiamo a stare sul pezzo, a trovare informazioni direttamente. Soprattutto perché lo vedete come si comporta il mainstream, tende a offuscare, oscurare, farci dimenticare quel che sta avvenendo a Gaza, come stessa dinamica rispetto alla guerra ucraina, no? Se la controffensiva ucraina
fosse stata un successo. Apriti, ma dato che è stato un fallimento con migliaia e migliaia di morti che a me fanno pena, allora evidentemente no, di soldati ucraini, non se ne parla più, non si deve parlare dei morti degli ucraini perché rompe la narrazione, rompe lo schema e ci fa apparire in maniera plasticamente chiara proprio la corruzione etica del sistema informativo italiano ed europeo. Grazie a tutti e ciao.